Comune di Napoli promuove i giovani talenti sostenendo alcuni progetti culturali selezionati attraverso bandi pubblici del piano locale giovani. Raccontare non soltanto l'impegno giovanile, ma soprattutto che le professionalità nell'arte e nella cultura della nostra città hanno delle opportunità reali e sono il futuro che tutti quanti insieme vogliamo realizzare e quindi promuovere sempre di più iniziative di questo tipo. Fra i progetti teatrali pervenuti, il finanziamento è stato assegnato all'opera Le 95 Tesi, un articolato lavoro sulla figura di Lutero ideato e realizzato dal collettivo napoletano di teatro in fabula, sotto la guida dei registi Giuseppe Cerrone e Antonio Piccolo. Un argomento universale che è il problema dell'uomo con la spiritualità, del perché nasce una religione e poi... Anche da un punto di vista politico è molto forte perché è un uomo che riesce a sconquassare il mondo fino a quel momento conosciuto. Per noi è stata una sorpresa straordinaria perché pensavamo pure di non avere i numeri, il curriculum per partecipare a questo bando. Quando abbiamo capito che l'età era dalla nostra parte, ci siamo buttati con tutto noi stessi in questa impresa. Ispirato ai lavori di Osborne, Bainton e Luther Blissett, le 95 tesi ha attraversato una lunga fase di studio per culminare in una prima messa in scena completa ospitata dal teatro Piccolo Bellini. Lettere di indulgenza, signori, guardatele, ben sigillate, lettere di indulgenza, signori, guardatele, ben sigillate, una, ognuno di voi può averne una oggi, subito! Un progetto che abbiamo sposato a scatola chiusa in realtà, appoggiando l'assessorato alle politiche giovanili per appunto testimoniare quanto stimiamo il lavoro che sta facendo.